Ecco, un altro collega. Chissà per quale motivo sarà qui. Certo che siamo in tanti. C'è quella persona che lavorava in Germania ed aveva moglie e 4 figli. Poi, una notte, quando lui era al lavoro, un gruppo razzista ha dato fuoco alla sua casa solo perché lui era italiano e sono morti arsi vivi sua moglie e 4 figli. C'è anche quella donna, ex architetto, di successo, stimata, una casa bellissima. Un giorno la sua unica figlia ha un incidente stradale dove rimane paralizzata su una sedia a rotelle. Ricerche tra i migliori medici, cliniche di lusso, viaggi della speranza per cercare di farla vivere. Purtroppo la figlia muore e dopo lei si ritrova senza lavoro, senza soldi e perde anche la casa. Gli amici di un tempo li hanno tutti abbandonati. Poi c'è quel mio amico del Senegal, era insegnante con una bella famiglia. Un giorno gli uccidono moglie e 2 figli e lui si salva per miracolo e scappa dal suo paese. Ieri sera abbiamo parlato della felicità. Sì, anche in queste condizioni, parlare un po' della filosofia della vita può essere piacevole. Certo che anche Umberto Boccioni vendeva i suoi disegni a Roma, a Parigi, per poche lire, per un pasto e per poter viaggiare. Anche Amedeo Modigliani donava dei suoi disegni per un pasto, per poter dormire su un letto. Anche il grande poeta polacco Miłosz ha trascorso un inverno a Parigi con moglie e figlio senza lavorare, senza soldi e al freddo. Tutti questi artisti, come me, hanno sofferto tanto, una cosa allucinante. Ma tutti abbiamo dentro di noi il fuoco della nostra arte. Ma cosa rappresentano? Ma vedi, queste sono delle foglie, o almeno una mia interpretazione delle foglie, perché le foglie rappresentano la vita, rappresentano quello che è l'evoluzione, quello che è la metamorfosi, quello che è la crescita e poi anche la morte, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che la vita è una cosa bella, meravigliosa, ma poi il percorso della natura è la morte e noi dobbiamo impararlo osservandola nella natura. Vicino alla mia università ne vedo spesso, insomma, tanti come lei, barboni o mendicanti, e mi sono sempre chiesta: ma tra di voi vi conoscete? Perché vi vedo sempre da soli. Ma guardi, noi siamo tanti e diverse tipologie, però non ci piace essere chiamato né mendicanti né barboni, perché è dispregiativo, ci pensa che è dispregiativo. Noi siamo persone senza tetto, ci può chiamare così cortesemente? Lei lo dice anche alle sue amiche? Noi preferiamo essere chiamati senza tetto. Mi sembra di capire che è una persona istruita. Io anche da come disegna, insomma, si vede che ha studiato, ma ho sempre pensato che, insomma, i senza tetto siano persone ignoranti. Ecco, scusi, il fatto che io non abbia soldi o tanta gente che conosco non abbiano soldi non vuol dire che siamo tutti con ignoranti. Ad esempio, io ero avvocato, io ho sempre fatto per tanti anni l'avvocato,
e avevo il mio studio, avevo la mia segretaria, andavo in corte di Cassazione, conoscevo un po' tutti, vacanze, hotel a 4 stelle, cioè io facevo una vita di questo tipo, leggo il giornale tutti i giorni, anche se qualche giorno prima cerco di seguire le cose, cioè assolutamente. Che poi sia successo quello che è successo, ma tanto a lei non interesserà la storia della mia vita, non sto neanche a raccontargliela. A volte alcuni fanno finta. Guardi, io ne conosco tanti, quasi, cioè tutti quelli che conosco io sono poveri davvero, hanno avuto delle varie vicissitudini che io penso a loro, ma penso anche alle mie. Purtroppo la mia vera colpa, la mia vera responsabilità è di essere un artista. Io quando ho capito di essere un artista ho voluto essere e fare l'artista per dare una gratificazione alla mia anima. Purtroppo nessuno mi ha consentito ed ha accettato che io facessi l'artista. Questo cosa ha voluto dire? Che da avvocato con uno studio rinomato, uno studio importante, con tanti colleghi, segretari, eccetera, ho deciso di aprire un atelier d'arte. Ho dirottato risorse, energie, tempo, in questo modo ho perso un pochino di clienti, però per contro facevo quello che mi faceva stare bene, perché io sto bene quando faccio l'artista. Ha capito? Anche stare alle 2 fino alle 2 o 3 di notte, mettere i colori, mettere. Io ho fatto delle sculture grandi, ho fatto tante cose importanti e bellissime. Poi cosa è successo? È successo che l'Italia è un paese che è difficile vendere arte, io ho investito tanto, di conseguenza prima sono stato sfrattato da dove avevo l'atelier. Poi anche il mio consiglio dell'ordine. Lei pensi è una cosa aberrante, è ingiusta dal punto di vista morale, etico e giuridico, perché non riuscivo a pagare pochi centinaia di euro, mi hanno sospeso. Quindi mi hanno sospeso dall'attività, dalla professione, a maggior ragione non potevo lavorare. E in questo modo è stato tutto un po' un'escalation. Poi sono stato sfrattato da casa mia, che era casa mia, addirittura i miei fratelli mi hanno sfrattato da casa mia, quello che era casa mia, capito? Lo studio, avevo il mutuo, è stato venduto all'asta perché la banca aveva il mutuo, quindi nel giro di poco tempo mi sono trovato senza casa, senza studio, senza atelier. E quindi avevo anche una ragazza, una compagna, dopo sa. Senza soldi, così anche la compagna mi ha lasciato, mi sono trovato insieme agli altri a fare questa vita. Però le voglio dire una cosa, io comunque quando disegno sono me stesso, sono un artista e mi sento completamente assorbito. Scusi, ma lei ora è completamente, quindi privo di casa, dove vive, come vive, ma soprattutto lei si trova in una condizione estrema. Com'è possibile che tutte le persone che aveva vicino da avvocato importante, non, semplicemente lei non, da avvocato ha deciso di seguire il suo fuoco, quello che le diceva il suo cuore. Certo. Perché non l'hanno sostenuta? Chi lo sa? Perché vede, innanzitutto volevo dire una cosa, noi senza tetto non possiamo avere neanche il certificato di residenza. Detto così sembra una cosa semplice, invece è fondamentale. Nessun comune ci rilascia il certificato di residenza, non c'è nessuna legge che lo prevede, di conseguenza non si può avere la carta d'identità. Senza avere la carta d'identità non si può aprire un minimo di conto corrente, non si può fare un contratto di affitto, non niente. Si esiste, noi non esistiamo,
noi siamo inesistenti, noi siamo invisibili, noi siamo trasparenti. È tutto perché non ci vogliono dare questo certificato di residenza, tenendo conto che potrebbe succedere a tutti di avere una sfortuna, di avere un problema, di malattia, eccetera. Quindi non è una società civile e democratica quella che lascia che persone come noi, perché noi siamo persone, che persone come noi siano abbandonate a se stesse. La parola è discriminazione, non è solidarietà. Io, come tutti i miei colleghi, chiederemo solo un po' di solidarietà. Noi non vogliamo pietà, noi vorremmo solidarietà. Questo è il concetto vero. Una società che si reputa falsamente civile, democratica, equa, giusta, dovrebbe essere solidale, tutelare le persone che hanno più necessità, che hanno dei disagi. Io le dico sinceramente, adesso ho 2 euro in tasca. Cosa devo dirle? Però c'è una cosa, anche queste mie opere che sono state rubate, mi hanno rubato le mie opere d'arte, qualcuna è stata svenduta, c'è anche la mia Madonna col bambino che ad esempio che non so dove sia, chi ce l'abbia, però quello che non sanno è che comunque quelle sono opere d'arte mie, c'è il mio nome e comunque fra 100 anni saranno comunque sempre mie. Di fronte a questo, anche se, come dire, qualche giorno non si mangia, se comunque ci soffro il freddo, pazienza. Anche oggi piove, dirildente, freddo, però per me è sempre una magnifica giornata, perché faccio quello che sono. Sono un artista e faccio l'artista. Sì, se fossimo una società civile, ma poi anche tutta l'energia, la capacità, ma non dico come avvocato, ma anche come artista, tutto quello che potrei dare, potrei insegnare i bambini, potrei fare 1000 cose utili per la società, ma la società non ci vuole, la società non vuole gli artisti perché l'artista è una mente libera e pensante e loro ci vogliono tutti omologare con le multinazionali e con tutto deve essere omologato, perché se tutto è omologato loro ci impongono le loro scelte e il loro mercato, perché è un discorso di mercato. L'essere umano non conta assolutamente nulla, questo è il punto vero. Scusi, ma ogni tanto mi crude un po'. Scusi, ma ogni tanto... Grazie. Ecco, così oggi ho in tasca 42 euro. Bene. Ho in tasca 42 euro, sono contento. Noi vogliamo solo comprensione e solidarietà, il resto, come dire, abbiamo la nostra vita, questo è il nostro destino, lo accettiamo, solo che rispetto e dignità, questo ne abbiamo diritto. Come si chiama? Mi chiamano G.
Il mare è veramente qualcosa di magico, qualcosa di coinvolgente, ed è sempre esistito. Mi piacerebbe morire così, passeggiando il mattino lungo la riva, gustarmi il profumo delle onde, per quella che sarebbe per me l'ultima alba, poi sdraiarmi sulla sabbia. Così, ammirando questo delicato confine fra cielo e mare, tra sogno e speranza, perdermi e ritrovarmi nell'ebbrezza dell'universo. Ma non è ancora il momento. Voglio godermi ancora questa vita.